Salve, mi chiamo Raffaele Rovinelli, ho 26 anni, sono di Fano e sono un artista dal 2011, poeta dal 2013. Ho iniziato scrivendo un romanzo, che poi comunque sto ancora portando avanti, perché il romanzo comunque è sempre molto difficile, comunque con l'ambientazione, i personaggi da creare, insomma le emozioni da trasmettere. Ho cominciato a scrivere il romanzo che... forse per una valvola di sfogo, per non so, tutta una serie di cose, anche per impegno sociale, perché a me interessa molto l'impegno sociale, cioè il mio obiettivo finale, nel senso, nel scrivere il romanzo, non è fai un tot di copie, vendi un tot di copie, riesci a guadagnare un tot di soldi e ti compri la villa col jeep, no. Per me non funziona così. A me piace tipo le realtà associative, magari vanno in Africa, costruiscono orfanotrofi, costruiscono non so, pozzi d'acqua per l'Africa, dove la gente praticamente non ha niente. A me questo interessa, cioè io faccio scrittore anche per questo motivo qua, sperando che nel giorno magari che riesco a emergere, riesco a appunto anche impegnarmi a livello sociale, proprio attivo, proprio come fosse quasi una militanza, come una militanza letteraria. Il passaggio con la poesia, beh, praticamente è stato questo, l'impegno a voler diventare uno scrittore poliedrico, assolutamente poliedrico, cioè che non si fossilizza su un solo stile, solo sulla prosa, ma riesce anche a scrivere le cose in versi, comunque verso libero, non soltanto metriche baciata o alternata o quello che sia. Insomma, ho partecipato più o meno verso l'estate del 2013 a un concorso poeti e poesia per la collana Impronte. Sono stato scelto tra non si sa quanti, tipo 300 poesie, 400 poesie, sono stati scelti 12 autori, tra cui me. Per me è stato un sollievo, perché avevo iniziato da pochissimo e già avere questo risultato era una gran cosa. Poeti e poesia da collana Impronte mi aveva dato anche uno piccolo spazio web di circa 3 mesi, in cui c'era la mia biografia e c'erano tre poesie e un aforisma, una frase propria, insomma. C'hanno anche un programma che si chiama appunto Poeti e Poesia, in cui intervistano i poeti così, però... viste le difficoltà economiche non sono riuscito a partecipare. E dopo questo c'è stato un concorso in cui ho partecipato con un racconto breve di 150 parole e sono arrivato su 25, sesto. Geltaub, c'è un nome particolare, di Carta Giuseppe, uno che scrive, diciamo, un personaggio letterario che scrive sceneggiature teatrali, scrive poesie, scrive racconti brevi, quindi ha voluto fare questo concorso per diciamo togliersi dagli schemi, cioè cercare di togliere tutti quegli schemi che abbiamo noi tutti i giorni, per cercare di mettere su carta, cioè su web, quello che veramente abbiamo dentro. Ho partecipato a 2 concorsi. Uno a Firenze, primo concorso Montevecchio, con un saggio breve. Quindi vedi, qua c'è un altro aspetto della letteratura che sono andato a ampliare, quindi sono anche andato a toccare la sfera del saggio breve. Lì sono stato lo stesso premiato, cioè mi è stata data una segnalazione dalla giuria, perché non so, o per il linguaggio e anche perché sono riuscito a dare un'interpretazione mia, oltre a un'interpretazione, diciamo, generica che potrebbero dare tutti gli scrittori, cioè a dare proprio un punto di vista. Per il saggio breve sulla patente, era sulla patente di Pirandello. Avevo inviato, oltre al saggio, 2 poesie che però non sono state scelte lì. E allora dopo cosa ho fatto? Ho visto c'era un altro premio, un'altra possibilità in un altro concorso che si chiamava Scrivendo Poesie. La collana sarebbe stata esposta nel Salone del Libro di Cesena, alla biblioteca di Cesena, insomma.
E praticamente quelle due poesie che non hanno scelto nel primo punto vecchio sono state scelte in questo premio. E poi ho avuto anche altre esperienze con l'inchiesta, un giornale di Frosinone, con due poesie. L'hanno messa in pratica nello spazio culturale inerente appunto insito nel giornale. E poi con il concorso di Geltaub, dove ero stato finalista col racconto breve di 150 parole, quest'anno mi hanno scelto come poeta giurato. Soffrire, pugni nel vetro, mi guardo indietro, per terra cola sangue, laddove l'odio si distingue. Pezzi in frantumi, falsi come costumi, strappati al destino, senza cammino, distrutti e resi brutti, sporchi come suoni distorti, posti sul retro in un angolo tetro, sull'immondizia di un cestino. Al di là Gesù mi guarda e piange, ne avverto il nefasto sconquasso, e non mi abbasso, ma contraggo ogni falange. Al gran dolore mi abituo, e imperterrito continuo, pugni nel vetro.